Buongiorno a tutti. Dopo aver visto la serie televisiva La Casa de Papel, mi piace condividere con voi qualche riflessione su quello che dice il professore alla fine della seconda puntata per cercare di spiegare, giustificare la stampa di carta moneta da parte dei protagonisti della serie. Dovete intercettare 4 milioni di euro. Prima di ascoltare le parole del professore, dobbiamo però cercare di spiegare che cos'è l'euro. Bene, la massa monetaria denominata in euro rappresenta in realtà il valore di tutte le merci, di tutti i servizi presenti in Europa. Questa massa monetaria quindi bilancia, rappresenta beni e servizi, spesi tutti gli euro, comperate tutte le merci, comperati tutti i servizi. Così ad esempio, se noi l'anno scorso avessimo avuto 100 beni uguali e avessimo avuto 100 euro, con ogni euro si poteva comprare un bene. Ma se quest'anno i beni tutti uguali restano sempre 100, ma aggiungiamo altri 100 euro, quindi gli euro diventano 200, è chiaro che per comprare tutti i beni ci vorranno 2 euro ciascuno. Ecco quindi che all'aumento della massa monetaria corrisponde, a parità di bene e di servizi presenti, nel nostro caso corrispondono il raddoppio degli euro necessari per comprare un bene. Quindi la situazione si presenta in maniera diversa a seconda di chi siamo e di che cosa abbiamo. Se ad esempio io l'anno scorso avevo un bene e quest'anno ho ancora un bene, per me non cambia nulla. Per chi possiede i beni o i servizi, il risultato è sostanzialmente indifferente. Vorrà dire che quest'anno al raddoppio del numero degli euro presenti semplicemente raddoppierà il prezzo che io ricevo quando quest'anno vendo il mio bene. Prenderò 2 euro anziché 1 euro come era l'anno scorso e quindi comprerò le stesse merci. La stessa situazione non si ha invece per chi aveva l'euro. Per chi l'anno scorso aveva l'euro e ha 1 euro anche quest'anno, è chiaro che quest'anno con lo stesso euro comprerà la metà, nel nostro esempio, di beni e servizi rispetto a quanto poteva comprare l'anno scorso. Così, se io avevo prestato l'anno scorso 1 euro e quest'anno me lo danno di ritorno, se quest'anno il valore dell'euro è raddoppiato nominalmente, numericamente, per comprare gli stessi beni, io sarò svantaggiato. L'anno scorso col mio euro, quando l'ho prestato, compravo un bene, quest'anno quando me lo danno di ritorno ne compro mezzo. La stessa situazione negativa si ha per coloro che vivono o che hanno uno stipendio, una pensione, ricevono una rendita periodica nel tempo. Se l'anno scorso il mio stipendio, la mia rendita, era di un euro, quest'anno sarà ancora di un euro, ma con quest'anno compro la metà dei beni che compravo l'anno scorso. La creazione di nuova moneta colpisce quindi tutti coloro che hanno denaro, che hanno moneta, che hanno euro, contro la loro volontà. È una prestazione patrimoniale che gli viene imposta. I loro soldi, di colpo, valgono la metà. Possono costoro sostenere che l'anno dopo non vogliono più avere moneta, non vogliono più avere i soldi che valgono meno, ma vogliono avere invece le stesse merci che avrebbero potuto comprare l'anno prima con gli stessi soldi. Purtroppo questa richiesta resterà inevasa, non sarà ascoltata, non troverà una risposta legale. Perché? Le obbligazioni in moneta, le obbligazioni pecuniarie cosiddette, debbono essere accettate nella loro
quando viene il momento di pagarle, per il loro valore nominale. È il principio della circolazione forzata, obbligatoria della moneta, l'obbligo di accettare euro per le obbligazioni pecuniarie che ci pagano in denaro, stabilita dall'articolo 1277 del nostro Codice Civile. A questo punto può questo soggetto, questa persona, fare causa a chi ha stampato moneta, perché in fondo questi stampando moneta gli hanno tolto del valore, gli hanno contro la sua volontà tolto del valore al denaro. Anche questo purtroppo non lo possono chiedere, in quanto, ad esempio, nella nostra Costituzione è stabilito il principio che le obbligazioni, o meglio, che le prestazioni patrimoniali dei cittadini possono essere stabilite liberamente dallo Stato in base a una legge. Cioè la legge consente allo Stato di togliere patrimonialmente, con la forza, denaro dalle tasche dei cittadini. Lo fa ad esempio nel caso dei tributi. Anche nel caso del tributo noi siamo costretti a pagare contro la nostra volontà. Così come nel caso, abbiamo appena visto, della stampa di nuova moneta che toglie potere d'acquisto ai nostri euro. Ecco dunque che noi non abbiamo possibilità di ribellarci a questo, di avere una tutela rispetto a questo, quando l'operazione è disposta dallo Stato. L'unico rimedio, l'unica possibilità che noi abbiamo come cittadini è di agire politicamente. Fino dai tempi della Magna Carta, 1215, occorre il consenso dei nostri rappresentanti prima che il potere pubblico, che lo Stato, con la sua forza d'imperio, possa chiederci prestazioni patrimoniali obbligatorie. Possiamo quindi dire che la creazione di nuova moneta corrisponde a un'imposta, tributo, imposta patrimoniale, sulla massa monetaria denominata in euro, che colpisce a livello globale chiunque nel mondo detenga euro, e con un'aliquota proporzionale al valore degli euro posseduti. Le banche centrali di tutto il mondo hanno il compito di cercare di mantenere un equilibrio tra il valore della massa monetaria e il valore dei beni prodotti nelle economie reali. Nel nostro caso, la Banca Centrale Europea lo fa per i beni prodotti nei paesi aderenti in Europa. Accanto a questo compito, però, vi è anche la creazione di nuova moneta. Questa attività produce dei ricavi, il signoraggio, coi quali la Banca Centrale dà prezzi particolari, dà sconti alle banche che prendono in prestito denaro da lei. Le banche europee, le istituzioni europee prendono denaro in prestito dalla Banca Centrale Europea, la quale glielo dà a un prezzo particolarmente basso. Ecco che la creazione di nuova moneta diventa un beneficio sui tassi di interessi che pagano le banche nel sistema. Evidentemente, se qualcosa poi ancora avanza, questa parte sarà ridistribuita in proporzione tra gli stati che aderiscono all'unione monetaria. Ovviamente è del tutto diversa la situazione nella quale dei privati, dei cittadini, ci obbligassero ad esempio a pagare tributi mafiosi o stampassero carta moneta per conto loro, appropriandosi dunque dell'intero valore della creazione di moneta, diminuendo il valore delle monete esistenti sul mercato e danneggiando quindi la generalità dei possessori o dei creditori.